Piccola, compatta, 4x4 ibrida, ecco la nuova Suzuki Ignis. Dopo il successo della nuova 500, la prima Cabrio, arriva ora la berlina. Vespa 946 Christian Dior, la nascita di una nuova icona. La nuova Suzuki Ignis, un design rinnovato, nuovi interni, tanti cambiamenti come sempre e una costante che consuma sempre meno, perché l'ibrido di Suzuki non è solo uno slogan. No, il sistema Suzuki Hybrid in effetti ha esordito su Ignis nel 2016, quindi ha avuto tempo di maturare e arriva oggi sulla nuova Ignis nel 2020 con una generazione evoluta. Ebbene, nel passare dalla versione non ibrida alla versione del 2016 già i consumi erano stati ridotti di circa il 12%. Siamo arrivati ad un ulteriore 10% con la riduzione che permette il sistema Suzuki Hybrid, che è un sistema semplice e in questo dico con un po' di presunzione geniale, perché permette, un po' come una bici a pedalata assistita, di aiutare il motore solo quando serve, cioè alla partenza o in accelerazione. La nuova versione conferma quelle che erano le virtù di quest'auto, quindi grande spazio interno nonostante solo 3,7 metri di lunghezza, un bagagliaio capiente, quindi ideale per le famiglie, per le donne, che sono infatti le vostre acquirenti preferite. Sì, Ignis ha nella versatilità uno dei suoi punti di forza, direi dei suoi punti unici. 3,70 m, tanto per fare un paragone celebre, sono poco di più, un paio di centimetri più di una semplicissima Panda. Bene, in così poco spazio, tanta tecnologia e tanto spazio, chiedo scusa, in così poche dimensioni esterne, tanta tecnologia e tanto spazio all'interno. Il bagagliaio in particolare è modulare grazie ai sedili posteriori che possono scorrere autonomamente, separatamente, con uno split di 50 e 50. È adatta sì alle signore, comunque a chi ha bisogno di muoversi e districarsi all'interno del traffico cittadino, e anche a chi vuole fare una scelta un po' diversa, un po' controcorrente e vuole restare con una vettura compatta a livelli di tecnologia elevati. Il motore è molto brillante ed è il medesimo su tutte le versioni. Avremo una versione 4x4, una versione due ruote motrici con o senza cambio automatico. Il listino quindi è abbastanza semplice, mi sembra di poter dire. Sì, la semplicità del listino è un po' una delle direzioni che cerchiamo di intraprendere quando lanciamo sempre un modello sul mercato italiano. Ed è in effetti molto semplice anche in questo caso. Si parte da 14.500 euro per una versione già riccamente equipaggiata, di fatto non una versione d'ingresso, ma già la versione intermedia, e si sale alla versione top con un gap di 1.250 euro che permettono di aggiungere tutti gli ausili relativi alla guida semiautonoma, che noi chiamiamo in modo amichevole attento frena, guida dritto e resta sveglio. Dei dispositivi avanzati che fanno esattamente la funzione che dice il loro nome. Bene, oltre a questi contenuti, Suzuki Ignis permette di aggiungere il cambio automatico, sono 1.200 euro, e la trazione integrale con 1.500 euro, un vero marchio di fabbrica per la Suzuki. Inutile girarci intorno, da quando è stata presentata la nuova Fiat 500, disponibile solo in versione elettrica, ha riscosso un grande successo. E dopo l'esaurimento degli esemplari, la prima Cabrio, ora la casa italiana fa arrivare sul mercato la seconda Launch Edition, la prima, questa volta, berlina. La nuova 500 è più lunga e più larga rispetto alla seconda generazione e si contraddistingue per le linee ancora più morbide, ma in grado di conferirle un aspetto più deciso e uno stile tutto made in Italy. La nuova 500, la prima berlina, vanta il tetto panoramico in vetro, lo spoiler maggiorato e un sacco di tecnologia al suo interno, fra cui anche gli ADAS di livello 2. Il prezzo ammonta a 34.900 euro, incentivi esclusi. L'acquisto può essere fatto anche con il programma più by FCA Bank e incluso nel prezzo c'è il caricatore veloce da parete Easy Wall Box che consente una potenza di ricarica fino a 2,3 kW.
Fondati entrambi nello stesso anno, il 1946, Vespa e la maison parigina Christian Dior hanno in comune la volontà di ispirare una visione del mondo innovativa, luminosa e creativa. Oggi più che mai la collaborazione reinventa lo spirito di libertà, movimento ed espressione alla base dei due marchi. Da questo appassionato confronto prende vita Vespa 946 Christian Dior, il cui telaio monoscocca e le cui delicate linee grafiche rendono omaggio all'eritage delle due case. Simbolo di eleganza, questo oggetto del desiderio riflette il comune impegno verso l'eccellenza del savoir-faire e della cura del dettaglio condivisa dai due brand. Ispirato al design della sella, il bauletto decorato con il motivo Dior Oblique è stato appositamente progettato per essere fissato al portapacchi, conferendo uno stile unico a questo modello. Un casco decorato con lo stesso motivo iconico completa poi l'esclusiva linea di accessori.